Bentrovati su Levante Sport TV, martedì 1 marzo, eccoci con il consueto appuntamento con Peta Serie D. Introduciamo subito l'ospite, abbiamo qui con noi Massimo Pricanti, allenatore della Sarzanese. Buonasera. Eccoci qui, ciao Massimo, iniziamo subito con una domanda. Insomma, sei tornato al comando della Sarzanese, com'è stato questo tuo ritorno sulla panchina? Ma Sarzana è ormai stato un refresh negli ultimi anni, e riaccarezzare il campo soprattutto è stato molto positivo, e l'ambiente, diciamo che per quanto mi riguarda, è conosciuto, di conseguenza raccogliamo la voglia di tornare a lavorare in settimana e sul rettangolo di gioco. Ecco, prima di addentrarci nella giornata che si è disputata domenica, una giornata in chiaroscuro per le squadre levantine, perché come è noto la Lavagnese ha perso in casa contro Fagnano di Coda settimo, mentre Chiavari Calcio Caperana ha espugnato 5-2 il campo del Rivoli. Chiediamo subito al nostro ospite una prima considerazione sulla Lavagnese e Chiavari Caperana. Le hai già viste giocare più volte quest'anno, immagino, come sono sembrate? Ma sono due ottime squadre, la vittoria del Chiavari Caperana lo testimonia, perché andare a vincere fuori casa è sempre difficile, poi con un punteggio così rotondo. Dispiace un pochino per la Lavagnese, anche perché egoisticamente mio interesse è che fino in fondo al campionato ci sia in tutte le gare un motivo, e la Lavagnese con i tre punti sarebbe stata molto vicina alla zona playoff. Comunque non è ancora persa questa possibilità, perché davanti a 48 le squadre sono fermate, di conseguenza hanno ancora il tempo i ragazzi di Dagnino per tornare in lotta per i playoff. Sì, è stata una giornata molto strana, perché la Lavagnese ha perso, è gettato al vento tre punti importanti. C'è da dire che però le altre squadre non hanno marcato punti, però ecco, forse questo accresce ancora più il rammarico della squadra bianconera di Andrea Dagnino. Possiamo andare a vedere con l'ausilio della grafica tutto il programma completo della giornata, si è giocata fra sabato e domenica, perché c'è stato un anticipo, è stato l'anticipo fra la Borgosesa e l'Aquica, la vittoria per 1-0 dell'Aquica con il gol di Soncini, e questo qua è il Borgosesa, era una delle squadre appunto che precedono in classifica la Lavagnese. Ma programma completo: Albese San Cristof 1-2, la vittoria della Capolista San Cristof. Massimo, ti aspettavi San Cristof in vetta alla classifica? No, non è tra le accreditate in maniera proprio esponenziale. Il Cuneo è stato da tutti, però ecco, ha trovato nell'Asti, in questo momento nel San Cristof, una valida alternativa. È un gruppo collaudato, perché è tornato in Serie D dall'eccellenza con degli innesti importanti e sta facendo benissimo. Vedremo se questo è l'apice del campionato del San Cristof, oppure è una continuità che porterà fino a fine della stagione. Ecco, le prossime gare sono fondamentali. Sì, San Cristof tra l'altro mercoledì 9 marzo nel turno in fase settimanale sarà ospite della Lavagnese al Rivoli di Lavagna. Possiamo andare avanti con la lettura dei risultati: Borgosesi Aquila 0-1, l'abbiamo detto, Cuneo Vigevano 3-1, un'altra vittoria della corazzata di Iacolino, un'altra doppietta di Fantini, diciamo un allenatore forse di categoria superiore che ha già vinto più volte la Serie D con un giocatore che addirittura di due categorie superiori, forse Fantini. Sì assolutamente, Fantini sì, poi se fisicamente, come ha dimostrato, è ancora integro, è logico che fa la differenza, però l'esperienza di Iacolino e anche la capacità di portare nel suo organico giocatori di primissima qualità che continuano negli anni, come è stato l'anno scorso col Savona, a campionati di vertice, quindi senza mai sbagliare. Ecco, una considerazione sicuramente giusta: Iacolino è vero che è uno degli allenatori più vincenti, ma è anche vero che è uno degli allenatori che ha le squadre sempre più forti ogni anno. Tu questo non puoi dirlo forse, no. Però lo possiamo dire. Ma anche. non vuol dire, cioè il lavoro dell'allenatore prescinde dalla scelta dei giocatori. Io in passato ho cercato anche in alcune situazioni di scegliere i giocatori, sono sempre armi dopo taglio, perché l'allenatore deve fare l'allenatore, il direttore deve fare il direttore, ecco, questa è la mia opinione. Poi è normale che se c'è la possibilità, come nel suo caso, vista la grande professionalità e anche la grande personalità, di portare giocatori importanti e non sbagliare, è normale che si può fare. Possiamo andare avanti con i risultati: Dertona Seregno 0-0, Gallaratese Chieri 2-0, Lavagnese settimo 0-1, vedremo le immagini, è il risultato a sorpresa di questa giornata. Novese Acquanera 3-3, Rivoli Chiavari Caperana 2-5, in questo caso qua si può datare di sorpresa, perché Chiavari Caperana era sotto per 2-0 nei primi 15 minuti, poi ha fatto addirittura 5 gol. Un altro punteggio a sorpresa, questo Santiago Borgorossa Arenzano 0-1, e infine vediamo Sarzanese Asti, la gara non si è giocata perché, come è noto, l'Asti ha due giocatori che partecipano al torneo di Viareggio, di conseguenza ha chiesto e ottenuto di diritto il rinvio della partita. Partiamo anche da questo Santiago Borgorosso, questo risultato strano.
No, il Borgo Rosso è, negli ultimi due mesi ha fatto dei risultati importanti. È normale che poi cada in classifica perché mancanza di esperienza, una mancanza, mi dicono, societaria, perché i ragazzi sono un po' lasciati a loro stessi, però è una squadra che ha grandissima vitalità, grandissima voglia, e questi risultati possono uscire, ecco. Io il Borgo Rosso è una mina vagante, perché ogni domenica affrontarla è sempre difficile, in quanto ha una grandissima grinta, una grandissima concentrazione, e hanno tanti ragazzi che hanno voglia di emergere. Sì, tanti ragazzi hanno voglia di emergere, su tutti questo Battaglia, che è sicuramente un fantasista molto forte, ma a mio avviso ho avuto modo di conoscere anche Alessandro Manetti, anche lui è sicuramente forse il valore aggiunto di questa squadra, un ex professionista che ci mette veramente tutta la sua esperienza, la sua grinta e la sua passione in questa squadra. Io me lo ricordo dopo la partita con la Lavagnese in casa della Lavagnese avevano perso, ma lui aveva detto: io questa squadra qui la salvo, anche se mi vendono tutti i giocatori, io questa squadra qui la salvo. E probabilmente erano ultimi in classifica, adesso sono già arrivati al terzultimo posto. Possiamo andare a vedere appunto la classifica del campionato di Serie D. Partiamo come sempre dall'alto: San Cristoforo 58 punti, Cuneo 57, Asti 52, ma una gara in meno da recuperare appunto contro la Sarzanese. Acquanera 49, Seregno, Santià e Borgosesia 48, Lavagnese 43, Chiavari Caprana 42. Possiamo dire che la zona playoff, quindi al quinto posto del Seregno 48 punti, la Lavagnese ne ha 5 in meno, il Chiavari ne ha 6 in meno. Se la Lavagnese può sperare nei playoff, di conseguenza anche il Chiavari potrebbe farci un pensierino a questo punto. Ma sicuramente sì, ecco, i numeri ci sono. Io adesso ho analizzato il calendario dei bassi fondi, perché mi interessa particolarmente, ecco, bisognerebbe analizzarlo anche in vetta. Comunque certamente sì, l'unica cosa che penso che la Lavagnese sia già 4-5 giornate che pensava ai playoff, una volta ormai raggiunta la salvezza, ecco. Però allora a questo punto anche l'Acqui domenica ha il Cuneo, in caso di vittoria può progettare anch'essa una piccola scalata, ecco. Sì, ecco, la Lavagnese si può sicuramente dire che sarà padrona del suo destino, perché nelle prossime quattro partite affronterà Santià, Seregno, Acquanera e San Cristoforo, quattro squadre al di sopra della classifica, quindi sarà sicuramente padrona del suo destino. La classifica poi è completata da Acqui 42, abbiamo detto, Gallaratese 40. Poi c'è una spaccatura, inizia la parte bassa: Chieri 34, Rivoli 34, Novese 33, Dertona 31, Sarzanese 30, ma una gara in meno, Albese 24, Borgorosso 23, Vigevano 20, settimo 12. Ecco, possiamo dire che il settimo, anche se ha dato segni di risveglio, comunque rimane con distacco rilevante dalla zona playout. A questo momento c'ha 9 punti, 11 punti dalla zona playout, quindi una posizione ancora abbastanza lontana. E poi insomma si detto lì, Sarzanese compresa, una gara in meno, tutte lì per lottare per evitare queste ultime 6 posizioni. Sì, sì, sì. Sono, per noi è fondamentale adesso la trasferta a Chieri, che tra l'altro è una squadra con un organico di una certa qualità, di conseguenza una gara difficile, ha cambiato allenatore, e poi purtroppo questo rinvio dell'Asti ci porterà a giocare dal 6 di marzo al 20 di marzo, quindi in 14 giorni ben 5 gare, e senza lamentarci, però ecco, l'organico, pur essendo di discreta qualità, anche quello che ho a disposizione da Sarzanese, non è così ampio da dare garanzie per queste 5 gare, quindi c'è un po' di preoccupazione, però ecco, mi sono immerso nel lavoro con grande impegno, come penso di aver sempre fatto, e speriamo di uscirne. Non sarà facile, però ci sono le qualità sia nell'organico sia le possibilità nel calendario di uscirne, ecco. Ecco, sicuramente l'obiettivo di questa Sarzanese è la salvezza diretta, evitando i playout. L'obiettivo è la salvezza, se viene tramite l'esclusione dalla zona playout, bene, ecco, se no dovremo farlo con i playout, speriamo di no, lavoriamo per questo. Ecco, possiamo passare veramente alle immagini, andare a vedere quello che è successo domenica scorsa a Rivoli di Lavagna. Lavagnese contro il settimo è finita 1-0 per la squadra piemontese. E
Lavagnese, che non ti aspetti, perde ancora una volta la possibilità di fare un salto di qualità in classifica, perdendo contro il settimo Fanalino di Coda, che con il minimo sforzo porta via dal Rivoli il massimo del risultato, anche se sicuramente non gli servirà per evitare la retrocessione in eccellenza. Lavagnese senza Menchini, la cui assenza si è fatta sentire non poco, soprattutto in fase di finalizzazione, con una squadra che ha creato molto ma ha difettato proprio nel momento di concludere la rete, fermata anche da un grande Tulino, portiere dei piemontesi, in giornata di grazia. Primo pericolo con 1-2 fra Innocenti e Ramenghi, la conclusione di Innocenti e la prima parata di rilievo dell'estremo difensore piemontese, che devia la conclusione di Innocenti in angolo. Ancora Lavagnese, Ramenghi viene a prendere palla sul centro del campo, poi apre sulla destra con un'ottima intuizione per lo scatto di Paterno. Il numero 7 dello schieramento di Dagnino va sul fondo e mette al centro un pallone sul quale sul secondo palo Avellino riesce soltanto a colpire debolmente, poi lo stesso Paterno e Ramenghi non riescono a ribadire verso la porta difesa da Tulino. Ancora Lavagnese, sempre Innocenti, pericoloso, entra in area e sull'uscita di Tulino prova a beffarlo con un pallonetto, ma non riesce a concludere verso la porta piemontese. Si fa vedere il settimo in finale di tempo con un scambio, un'apertura di Basilio che pesca Amato, il quale fa partire un tiro dalla distanza che sorvola la traversa della porta difesa da Nassano. Si va alla ripresa e dal primo azione importante di questo calcio di punizione arriva il gol che deciderà la partita. Sulla palla va Amato, che scodella in area questo pallone sul cui il nuovo entrato Zarantonello colpisce di testa, con la difesa lavagnese un po' immobile a guardare. Nel rallenti si può apprezzare la deviazione del nuovo entrato numero 15 piemontese, che va a mettere alle spalle di Nassano. C'è ancora tempo per recuperare, la Lavagnese si getta nella metà campo dei piemontesi, entra Foppiano che con questa conclusione fa venire i brividi a Tulino, costretto ancora una volta a un grande intervento. Avellino apre il gioco a sinistra, dove Foppiano mette in movimento Innocenti entra in area, effettua un traversone, ma sul primo palo Ramenghi non trova la deviazione vincente. Sempre Lavagnese che ci prova con il passare dei minuti in maniera sempre più convinta. Innocenti, altra scorribanda nella metà campo piemontese, palla sulla destra per la correre di Paterno, il cross di Paterno, la girata al volo di Innocenti debole e favorisce il riflesso di Tulino. Ancora Lavagnese in azione con questa apertura di Avellino per Foppiano, il cui tiro deviato diventerà un assist per lo stesso Avellino, che carica al destro e chiama nuovamente l'estremo difensore piemontese a una grande parata su conclusione dei 30 metri. Campi prova a far partire ancora sulla destra Paterno, il traversone di Paterno e sotto misura Ramenghi all'indietro di testa, e poi Foppiano colpisce di esterno sinistro, chiamando ancora una volta il portiere piemontese alla deviazione. C'è un'ultima opportunità con questo calcio di punizione e la palla smanacciata ancora una volta dall'estremo difensore piemontese. Mi ho visto le immagini di Marco Barcella, il commento era di Marco Bianchi. Massimo, questa sintesi, cosa ti è sembrato questa partita? Comunque la Lavagnese ha avuto un predominio territoriale sicuramente, sono gare difficili perché bisogna cercare di sbloccare subito il punteggio e poi una volta si va in svantaggio, su un calcio piazzato, quindi su una palla ferma, è difficile rimontare una squadra che si chiude a riccio, e di contro c'è da andare a vedere come è stata preparata nell'approccio alla gara, perché molto spesso i giocatori che tra l'altro della Lavagnese venivano da un ottimo rullino di marcia, come hanno intrapreso l'inizio gara, quindi l'attenzione giusta, la concentrazione senza sottovalutare l'avversario pur essendo ultimo in classifica, di conseguenza ci sono vari aspetti da valutare in questa gara, però sta di fatto che questi tre punti mancati sicuramente danno una botta alle ambizioni della Lavagnese, però come tu hai detto queste quattro gare contro squadre di alta classifica potrebbero rilanciare ambizioni e ritrovare una posizione in classifica che secondo me questo organico merita. Ecco, Andrea Dagnino a fine gara ha definito una figuraccia questa partita, andiamo a sentirlo direttamente dalle sue parole. Siamo con Andrea Dagnino, tante volte durante l'anno ha detto che questa squadra è capace di tutto e oggi ha dimostrato di nuovo di essere veramente capace di tutto. Sì, io credo che oggi ci sia veramente poco da dire, no? È una giornata andata male, finita peggio, perché credo che addirittura perdere sta partita sia stata allucinante, non abbiamo preso assolutamente un tiro in porta. Però questi siamo noi, abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che quando dobbiamo fare noi la partita per vincere fatichiamo, non abbiamo grossissime qualità
individuali, siamo un collettivo, quando il collettivo non funziona, quando tanti giocatori hanno la giornata sbagliata, si rischia di fare queste brutte figuracce. Oggi abbiamo fatto una figuraccia, ma chi mi conosce bene sa che non mi arrendo, il nostro lavoro continua, i nostri obiettivi rimangono, che sono quelli comunque di fare bene. Ripeto, sono molto ma molto arrabbiato, perché è una giornata brutta in cui pensavamo di poter recuperare qualcosa, però non mi arrendo certo, non è mio carattere. La considerazione forse più facile e più ovvia in questo momento è che è mancata tanto la presenza di Menchini in campo. Ma come non esalto le prestazioni di Menchini quando fa la differenza, perché un giocatore che la fa, non mi lamento nemmeno quando non c'è, perché ci sono tanti giocatori che hanno meno spazio e quando hanno la possibilità di mettersi in mostra dovrebbero fare la differenza. Oggi non è successo, ma è stata una prestazione negativa di tutto il collettivo. Però ripeto, noi siamo abituati a chiuderci a riccio, continuare a lavorare e alla fine tiriamo sempre fuori delle cose positive, come abbiamo sempre fatto, al di là di qualche critica, che appena sbagliamo qualcosina non manca mai. Sì, avete raccolto un solo punto contro le ultime due squadre in classifica, sicuramente un bilancio magro. Sì, però io penso che fosse un attimino pleonastico, fosse fuori posto pensare che potessimo continuare a tenere una media di oltre 2 punti a partita. C'è un po' di rammarico, perché quando perdi punti contro squadre di bassa classifica il rammarico è doppio, però ripeto, contro le squadre di bassa classifica sei tu a dover fare la partita e noi non siamo una squadra che in questo momento può fare questo. Quando incontriamo squadre più ambiziose, squadre con un organico, un collettivo più forte, possiamo magari difenderci, ripartire, e allora riusciamo a fare la partita che piace a noi. Oggi comunque ritengo che la sconfitta sia meritata, sicuramente un pareggio, sicuramente una prestazione più che negativa, una prestazione sulla quale dovremo assolutamente meditare, però ritengo che la sconfitta sia assolutamente meritata. Sì, possiamo trovare un lato positivo di questa squadra oggi o è tutto da cancellare? No, oggi butterei via tutto, a parte gli errori tattici. Abbiamo sbagliato 3-4 movimenti importanti sulla quale ragioneremo sempre, come facciamo sempre quando vinciamo e quando perdiamo. Però abbiamo preso un gol su palla inattiva dove qualcosa non ha funzionato, nell'unica occasione che hanno avuto dentro la nostra area hanno fatto gol e noi qualche situazione che potevamo gestire meglio ce l'abbiamo avuto. Però ripeto, sono veramente arrabbiato perché per la classifica, però purtroppo la giornata storta capita e bisogna sapere ragionare sulle sconfitte a volte. Sì, un'ultima cosa, una sconfitta che peserà anche per la prossima partita: Paterno espulso e 2 giocatori ammoniti che erano diffidati, Lerini è venuti. Sì, Paterno ha fatto una cosa che non doveva fare, Venuti ha preso un cartellino giallo in maniera un po' stupida, però ripeto, noi siamo un gruppo che noi possiamo andare ovunque a fare qualunque cosa. Abbiamo dimostrato di fare delle figuracce contro delle squadre di bassa classifica, ma abbiamo anche dimostrato di saperci esaltare, di essere una squadra tatticamente a volte perfetta, come in partita contro l'Asti e su campi difficili. Quindi noi ogni domenica cercheremo di fare sempre la massima prestazione, poi vedremo alla fine cosa saremo stati capaci di fare. Non dimentichiamoci che abbiamo 43 punti comunque. De Danino l'abbiamo sentito, insomma, la sua lunga intervista, ha parlato prima di figuraccio, poi comunque ha ricordato appunto il fatto che la sua squadra ha 43 punti, in effetti se l'obiettivo iniziale era quello della salvezza l'ha ampiamente ottenuta. Certo, poi probabilmente con un organico così si sperava in qualcosa di più, ma una squadra insomma che, come ha detto Danino, con le prime della classe sbaglia quasi mai, invece con le squadre più deboli invece incontra qualche difficoltà in più. A fine gara abbiamo avvicinato anche Marco Del Vecchio, l'allenatore del Settimo. Siamo col mister Del Vecchio, allenatore del Settimo, la partita con la Vanese è appena finita, partiamo dal risultato 1-0, è andato giusto? Ah, penso di sì, la partita è stata abbastanza equilibrata, noi abbiamo trovato la zampata giusta e abbiamo vinto la partita, abbiamo corso pochissimi rischi tra parentesi. Sì. Oggi avete dimostrato di onorare al meglio questo campionato? Ah, noi sicuramente la nostra situazione è precaria con tutti i nostri problemi, però non demordiamo, la nostra corsa è sul Vigevano e sul Borgo Rosso, poi vediamo cosa riusciamo a fare. Sì. Quindi una squadra che crede ancora almeno ai play-out? Almeno ai play-out, sì, io ho detto ai miei ragazzi, Borgo Rosso e Vigevano hanno avuto un mese di euforia e sono lì. Noi speriamo di trovarlo per poterli agganciare. Sì, si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda Liguria, perché curiosamente avete vinto anche contro il Borgo Rosso. Sì. Porta bene a giocare da queste parti. Quindi. Ma non è così, perché comunque oggi la Agnese mancava, credo, il suo pezzo più pregiato e questo ci ha agevolato sicuramente. Comunque dico, noi facciamo delle partite oneste, ce la giochiamo con tutte e poi prendiamo quello che c'è. Oggi ci è andata bene e speriamo che questo porti anche un po' di morale, di euforia.
Ecco, questo qua era il contributo di Michele Del Vecchio, allenatore del Settimo. A fine gara mi ha avvicinato anche Andrea Fusieto, dirigente della Lavagnese. Siamo con Andrea Fusieto, dirigente della Lavagnese. La gara appena terminata, 1-0 per il Settimo. In questo caso partiamo dal risultato, giusto secondo te? Ma il calcio è bello anche perché ha questi risvolti. Noi il primo tempo abbiamo cercato di sbloccare la partita, per alcune circostanze non ci siamo riusciti. Il Settimo ha fatto la sua onesta partita, ci ha sorpreso molto, perché una squadra comunque che arriva con la classifica che è il Settimo, non ti aspetti di una squadra così reattiva, importante un po' in tutti i reparti. Noi probabilmente siamo mancati soprattutto in avanti, dove pensavamo di fare bene, invece oggi siamo stati in difficoltà assoluta per l'assenza di Stefano Menchini, che è determinante per la nostra squadra. Un punto solo fra Vigevano e Settimo, che erano le ultime due squadre in classifica, sono un po' troppo poco per puntare ai playoff. Sì, sono queste sono le leggende del calcio, con le squadre che dovresti fare bottino pieno e che poi ti mettono chiaramente in grande difficoltà. Comunque, al di là di questo, noi crediamo che si possa fare ancora bene e riuscire ad agganciare qualche posizione di classifica importante. Grazie. Abbiamo ascoltato anche Andrea Fusieto, dirigente della Lavagnese. Sicuramente c'era molta delusione nell'ambiente bianconero, però insomma dopo una gara del genere era anche impossibile quasi il contrario. Passiamo, diciamo, dal viso triste della Lavagnese al viso sorridente del Chiavari Calcio Caperana. Trasferta di Rivoli, sulla carta era una gara molto difficile. Dopo un quarto d'ora, infatti piemontesi avanti 2-0, poi è arrivata questa rimonta, è iniziata la Croci, porta avanti da Livellara, poi ha segnato anche questo giovane Mitrotti, arrivato dalla Cararese, sicuramente un bacino utenza importante che tu conosci anche bene. Questo Mitrotti si è subito inserito bene in questa squadra. Sì, Mitrotti era anche nel giro della prima squadra, un ragazzo che in Beretti era sicuramente tra i migliori, un ragazzo che ha grande personalità e sono sicuro che in Serie D può esprimere degli ottimi valori. Sì, è arrivato che faceva il difensore esterno, se non lo sbaglio, lo sta impiegando anche come difensore centrale, è già al terzo gol, insomma, quindi un bel elemento. Sì, un ottimo giocatore, sì, adesso lui giocava anche a centrocampo, quindi magari centralmente, se gli viene chiesto al di là delle coperture difensive anche un'impostazione o movimenti da difensore, come so che Fossati fa, anche con difesa molto alta, sicuramente può interpretare anche il ruolo di centrale, ecco. Però sai, i giovani sono sempre in evoluzione, quindi vanno monitorati continuamente per poi trovargli una giusta collocazione in campo. L'importante è che crescano sotto tutti i profili. Sì. Poi, appunto, diciamo, dopo il gol di Mitrotti è arrivata anche finalmente questa rete del brasiliano Franza, che era un po' diverse settimane che aveva perso, smarrito, diciamo, la via del gol, dopo essere stato uno dei cannonieri più brillanti all'inizio della stagione, si era un po' perso. E poi è arrivata anche il suggello finale, quinta rete di Niang, un altro di questi giocatori che possono rientrare nel discorso che il nostro ospite ha appena fatto, perché un giocatore magari dalle grandi potenzialità che va comunque seguito, un giocatore che difetta un po' di continuità e tante volte il valore aggiunto di questa squadra, altre volte invece insomma è un po' l'anello debole, se vogliamo, del reparto offensivo del Chiavari. Ma dopo la partita il nostro collega Andrea Ferro ha ascoltato Fabio Fossati, ve lo riproponiamo. Siamo con Fabio Fossati, di ritorno con il suo Chiavari Calcio Caperana dalla trasferta in Piemonte, una trasferta sul terreno del Rivoli, una trasferta che al Chiavari Calcio Caperana ha dato i tre punti, un sonante 5-2 e al termine di una gara che vi aveva visto partire male. Fabio, eravate sotto 2-0 dopo un quarto d'ora, poi avete veramente preso il largo, mettendovi ora in una situazione di classifica ulteriormente tranquilla. Sì, hai detto bene, abbiamo fatto una partita importante, secondo me, importante per diversi motivi. Siamo partiti innanzitutto bene, cosa che invece, voglio dire, se uno così descrive la partita e vede 2-0 per gli altri, magari dice sono partiti male. No, perché comunque abbiamo avuto le prime due palle gol clamorose, ce l'abbiamo avute noi altri. Dopodiché abbiamo preso un gol su una sbavatura difensiva e lì abbiamo un po' accusato il colpo e ci hanno dato il secondo dopo neanche 2-3 minuti, quindi più o meno all'11esimo del primo tempo eravamo già sotto di 2 gol. I due schiaffi forse ci hanno riportato un attimino con la testa verso la situazione più giusta, abbiamo ricominciato a giocare e alla fine del primo tempo eravamo già 2-2.
quindi c'è stata una bellissima reazione, un po' di arrabbiatura ovvio per i due gol presi così velocemente, perché c'è stato comunque, abbiamo accusato il colpo dell'1-0, parti bene, crei e allora al primo tiro che fanno ti fanno l'1-0, abbiamo così accusato un pochino. Poi secondo tempo invece credo che, insomma, al di là di due interventi importanti che ha fatto Raggio Garibaldi, che ora non ricordo bene se erano sul 2-2, sul 3-2 per noi, però più o meno su quel risultato lì, due interventi davvero favolosi, però la squadra ha sempre lottato, si è sempre proposta per cercare di vincere la partita, siamo andati sul 3-2, abbiamo continuato a lottare, abbiamo faticato, e vedere la squadra lottare e cercare di toccare in affanno e in fatica è stato un dato importante. E gli ultimi 20 minuti li abbiamo fatti davvero bene, tanto che poi siamo andati sul 4-2, sul 5-2, perciò dobbiamo essere molto soddisfatti, ti direi di sì. Ecco, era ovviamente contento e soddisfatto, vincere 5-2 in trasferta è importante anche per il morale. Beh, sicuramente, soprattutto poi è una vittoria esterna, adesso ripropone una gara casalinga, quindi sicuramente possono uscire definitivamente già a 7-8 giornate dalla fine, di più, 10 giornate dalla fine dal discorso salvezza, e come per la Lavagnese in caso di vittoria, adesso ti ripeto non conosco il calendario del Chiave di Caperana, nei suoi più profondi risvolti, e di conseguenza potrebbe, spero per mister Fossati e per la società Chiave di Caperana, avere una parte finale delle importanti soddisfazioni. Che idea ti sei fatto di questo campionato, prima da osservatore esterno e adesso invece da protagonista? Ma guarda, da osservatore esterno mi è sembrato un campionato rispetto a quello degli ultimi due anni lievemente inferiore, probabilmente per la mancanza di un numero importante di squadre che lottano per il vertice, perché soltanto il Cuneo in pratica ha dichiarato con la scelta della propria rosa di voler chiaramente vincere questo campionato, mentre invece in passato, tipo l'anno scorso Casale e Entella, oppure ancora due anni fa quando io ero alla guida della Sardanese, dove c'era Spezia, Casale, Biellese, quindi c'erano delle grandi realtà, di conseguenza un po' tutto il girone aveva verso l'alto un livellamento, ecco. Però è comunque un campionato di Serie D, ci sono valori importanti, già domenica io ho incontrato il Borgo Sesia, una squadra molto molto organizzata con giocatori importanti, di conseguenza è comunque un campionato difficile dove non puoi lasciare niente al caso. Sì, un campionato strano, anche perché comunque i punteggi in vetta alla classifica poi sono relativamente bassi rispetto agli altri gironi. In coda alla classifica si può ipotizzare una quota salvezza? Sì, mentre invece la quota salvezza rispetto agli altri gironi è molto più alta, ecco. Io penso che a 43-44 ci sia la matematica salvezza, ecco. Però ecco, bisogna fare calcoli in questo momento, è difficile, questi calcoli si possono fare nelle ultime giornate, quindi aspettiamo e cerchiamo di arrivare alle ultime giornate con un bel bottino di punti che permetta, ecco, di fare calcoli. Già è difficile farli, comunque se si ha un punteggio importante, ecco, si può anche cercare di finire il campionato in maniera serena. Sì, ecco, questo campionato che tu hai già vissuto due stagioni fa, come giustamente ricordato, è un campionato vero diverso rispetto a quello degli altri anni, un campionato dove rispetto alla stagione non ci sono state però quelle squadre che hanno mollato, diciamo, la società, cioè a livello societario. L'anno scorso o anche negli anni passati abbiamo visto alcune squadre che magari facevano un bel giro di andata, poi, diciamo, come si suol dire, finivano i soldi e finivano anche i risultati. Quest'anno, al di là del Borgo Rosso, che ha dichiaratamente detto appunto che la squadra ovviamente va avanti con un autofinanziamento, però sta comunque mantenendo un certo livello, non ci sono squadre che hanno cambiato fisionomia dopo il mercato di dicembre. Sì, è vero, è stato un mercato un pochino calmierato in questo girone, non ci sono stati grandi stravolgimenti, anche se so di alcune difficoltà che comunque andranno a influire in questi ultimi due mesi. Purtroppo la situazione socio-economica è quella, si riflette anche nel calcio, quindi comunque sono aspetti secondari, perché io penso che nessun giocatore entri mai in campo per perdere la gara, ecco, possono influire nella preparazione della gara, ma non la domenica, di conseguenza le difficoltà
sono sempre dietro l'angolo, e anche il settimo, come ricordava il mister, che ha delle difficoltà societarie, però ecco, è arrivato alla gara di Lavagna, pur magari non meritando i tre punti, è riuscito comunque a fare il risultato, quindi vuol dire che i ragazzi durante la settimana sono sicuramente preparati. Ecco, il settimo, a questa curiosità, hanno vinto tre partite tutta la stagione, due hanno vinto in Liguria, contro il Borgorosso e contro la Lavagnese. A questo punto ti chiedo, giocate anche, dovete ricevere a Sarzana o no, settimo ancora? Prima dell'inquadratura ho fatto gli scongiuri, speriamo di no. Quindi speriamo. Dobbiamo ancora venire a Sarzana al settimo? Sì, sì, dobbiamo ancora giocare. No, dobbiamo andare noi al settimo. Allora dai, allora posso stare tranquillo. Stare tranquillo. Ecco, possiamo dire che forse la squadra che ha cambiato di più è la tua Sarzanese, perché sei il terzo allenatore. Quindi insomma vuol dire che sono fatti tanti cambiamenti. Sì, 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 questo non è un bene, è un problema, anche perché si trovano delle difficoltà nello spogliatoio. Io sto cercando, ecco, di innanzitutto cancellare quello che è stato il passato, cercare di lavorare sia dal punto di vista fisico, atletico e tecnico, ma anche dal punto di vista mentale. E fortunatamente ho avuto queste 2-3 settimane senza gare, la domenica, mi hanno permesso, ecco, di andare a lavorare un po' su tutti gli aspetti, però questo non vuol dire che abbia sistemato tutto, anzi ci sono diverse incertezze, però ecco, cerchiamo di nascondere eventuali problemi ed esaltare i nostri pregi. Sì. Ho letto un'intervista uscita ieri su Corriere Mercantile in cui però dicevi che eri contento della pausa del campionato, però avessi voluto giocare domenica. Sì, no, forse domenica sì, perché questi in pratica sono diventate 3 settimane, quindi sono un po' troppe, il ritmo è difficile ritrovarlo, o quantomeno l'adrenalina della domenica, ecco, può scemare, quindi ripartire potrebbe essere un problema, spero di no. Però ecco, sicuramente ci siamo preparati bene, lo stiamo facendo con alcune amichevoli discrete, tra le quali una con la Carrarese, quindi una squadra di seconda divisione, però ecco, tutto è rimandato a domenica, quindi solo domenica sapremo una risposta. Il verito del campo. Andiamo a vedere domenica dove giocherà la Sarzanese e il nostro ospite Massimo Bricanti, ma dove giocheranno anche le nostre due squadre qua levantine. Acqui contro Cuneo, un'altra gara importante, abbiamo detto prima, l'Acqui se può ancora ambire ai playoff incontro a Cuneo, che è una squadra che lotta per il primo posto. Acquanera contro Lavagnese, un'altra sfida se vogliamo per i playoff. Asti Borgosesi è un altro incrocio fra squadre di alta classifica. Borgorosso Calaratese invece interessa più da vicino la Sarzanese e la zona bassa di classifica, quindi Chiavari Caparane in casa contro la Novese, la trasferta della Sarzanese in casa del Chieri, quindi Seregno contro Albese, settimo contro Dertone, vedremo se la vittoria del settimo in casa della Lavagnese è stata, diciamo, un exploit o se invece può essere frutto di una crescita dell'ultimo periodo della squadra piemontese. San Cristof contro Santiago, un altro scontro fra due squadre di alta classifica, e Vigevano Rivoli invece un altro scontro che potrebbe interessare più da vicino alla Sarzanese, perché Vigevano una delle squadre insomma che in questo momento è in zona playout, potrebbe insomma in zona retrocessione e potrebbe appunto mantenere alto più basso un'eventuale quota playout. Ti ringraziamo Massimo per essere stato qui con noi, ti facciamo in bocca al lupo per la tua prossima trasferta contro il Chieri e ti ringraziamo appunto, ringraziamo anche Marco Repetto e Simone Falzetti per la parte tecnica. Il nostro ospite sarà con noi anche per la successiva trasmissione Tutta Eccellenza e Promozione, che sarà dopo a seguire questa puntata di Penta Serie D. L'appuntamento per domenica dalle ore 18 con Intro Vallebella per la trasmissione live con i risultati e le immagini dei campi. Per quanto riguarda Penta Serie D, l'appuntamento per martedì prossimo.